fa un caldo bestia. State sempre idratati, ok? Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Finalmente un nuovo video. Da quanto tempo? Sono sparito dalla faccia dell'universo. Perché siamo qui oggi? Beh, perché molti di voi mi hanno chiesto: ma Elliot, che attrezzatura usi per fare i video? Con molti intendo uno. Sì, perché me l'ha chiesto uno di voi e sono felice di portarvi un contenuto nuovo ogni tanto, no? Quindi l'ho usato un po' come pretesto per tornare. È da tanto che volevo portare un contenuto così. Se va bene, settimana prossima avrete già un nuovo video. Cominciamo, but first, let me take a sip of my tè alla pesca. Ok, la macchina fotografica. Come macchina fotografica ne ho due. Una è la GH5 con cui sto registrando, è nuova, è una new entry. Questa qua è la mia vecchia Lumix G80 con cui ne ho passate veramente tante. Poi ho cominciato ad avere un po' di problemi e quindi ho switchato. Sentivo già il bisogno di dover cambiare macchina fotografica perché avevo bisogno di quella spinta in più, di quella qualità in più. E poi volete mettere a registrare in cinema 4K 10 bit 422. La GH5 è una macchina che mostra i muscoli anche nel 2021. I miei obiettivi: la mia lente principale è il 1770 f2.8 di Sigma, questo è un 25 mm f1.7 e collegandomi al discorso lenti, qui ho dei filtri sia polarizzatori che neutral density, quindi ND, che mi ha gentilmente fornito K&F Concept. E no, non è uno sponsor, magari. Questi sono filtri utilissimi, soprattutto quando registrate o fate le foto all'aperto perché volete un look particolare, oppure quando registrate non volete scendere o andare oltre la regola dei 180 gradi. Ecco che i filtri ND corrono in vostro soccorso perché sono anche variabili. Questo qui ad esempio potete regolarlo fino a 8 stop. E poi ho questo mini ND per il 25 mm, è mini, cioè volendo potrei prenderne due e usarli come occhiali. Per la parte audio non mancano di certo i microfoni. Questo è stato il mio primo microfono, ovvero il Rode VideoMic Go, di cui ho già fatto un video in passato. E poi c'è questo, che non è quello che pensate, ma è un microfono. È un microfono di Neewer, è uno shotgun, ha l'attacco XLR, quindi lo potete collegare praticamente a qualsiasi cosa, ai DAC. Ovviamente dovete alimentarlo con una pila. Funziona bene per quello che costa, l'ho preso a 24 euro. E poi ho due lavalier, di cui una lo sto utilizzando proprio ora, connesso al VideoMic Wireless, si chiama, o Go Wireless, non mi ricordo, che è qui, il ricevitore è sulla camera. Per quanto riguarda le batterie, di batterie ce ne sono a bizzeffe, ce ne sono tantissime. Una cosa molto interessante, molto utile soprattutto, sono queste batterie fantasma che potete attaccare alla camera e attaccare a una power bank oppure una presa esterna. Poi ovviamente c'è il convertitore da 5 volt a 7,6 volt, insomma dipende dalla vostra camera. La GH5 mi sa che supporta solo il 7,6 volt, quindi sostanzialmente con questo avete una batteria infinita attaccato a una power bank con ad esempio 10.000 mAh come la mia. E sempre parlando di batterie, queste cose sono veramente molto utili. Questi sono dei battery grip per delle batterie supplementari e una presa supplementare perché vi facilita la presa in verticale delle camere, perché appunto ha i tasti, ha il tasto shutter, ha le ghiere, insomma è completo di tutto. Ce l'ho anche per la G80, questa è della GH5, però non lo uso mai perché paradossalmente attaccato alla GH5 mi consuma di più la batteria, e questo non so spiegarmelo. Quindi tendo molto a non usarlo sulla GH5 e poi delle volte si blocca a caso. Non so se si tratta di una cosa software che ha ingegnato Panasonic per farvi comprare
le loro cose che costano tantissimo. Per l'archiviazione ho tre schedine molto molto capienti. Adesso sulla macchina sto registrando con una Lexar Professional UHS-II molto veloce. Con quello posso anche registrare in all intra volendo. È top. Volendo potrei anche montarci video su quella schedina. Questa è la prima volta che unboxo questo treppiede. Sempre questa cosa è molto riconoscibile perché è di K&F, si riconosce dai dettagli arancioni. Sto imparando come funziona con voi in anteprima. Questo treppiede è molto leggero ed è fatto soprattutto per quelli che viaggiano tantissimo e magari si portano dietro e magari vogliono portarsi dietro dei treppiedi leggeri per non portare roba pesante. Anche un altro treppiede su cui c'è la macchina ora che registra, un po' più completo e più pesante rispetto a questo treppiede, però entrambi hanno più o meno lo stesso look. Questo sembra fatto in fibra di carbonio dalla texture. Non credo sia fibra di carbonio. Grazie K&F di questo regalo, mi apprezzo molto. C'è del video in questo K&F, vero? Ripeto, non è uno sponsor. Vi sto per mostrare un'altra cosa che mi hanno regalato, ovvero questo zaino fotografico stra completo, no, forse stra completo no, ma diciamo che abbastanza capiente sì, perché c'è lo spazio principale che è questo qua sopra, poi c'è uno spazio per il computer, per il portatile, dai 14 ai 16 pollici se non erro, due tasche anteriori e uno scomparto con i divisori che potete far uscire così. Figo, figo sto zaino. Quando si tratta di portarmi in giro l'attrezzatura, questo zaino è il mio go-to, perché davvero ha tanto di quello spazio all'interno che potete ficcarci dentro qualsiasi cosa, anche un elefante volendo. E niente, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace e magari considerate anche di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima, forse settimana prossima, con un video dedicato alla postazione. Peace.